Salve a tutti amici ascoltatori e benvenuti in questa nuova puntata straordinaria di Nati con il Joystick. Quest'oggi c'è giunta una notizia davvero importante per quanto riguarda la sesta generazione, che riguarda una nuova evoluzione di Eevee, che noi aspettavamo, almeno per quanto riguarda me, l'aspettavo insomma da un sacco di tempo. Già nella quinta generazione mi aspettavo di vederne una, ma a quanto pare non è stato così. Quindi ho sempre sperato di rimediare con la sesta, e oggi finalmente è arrivato il grande giorno. Allora, innanzitutto vi dico un po' di informazioni su questo nuovo Eevee. Allora, si chiamerà Nymphia. Ancora non è stato rivelato il tipo, ma sicuramente se diranno qualcosa nelle prossime ore, venerdì insomma, ve lo dirò nella puntata di quel giorno di Nati con il Joystick. Mentre nella puntata odierna vi posso solo dire che l'altezza è di 1 metro e il peso di 23,5 kg. E questo è quello che sappiamo di questi Eevee. Ovviamente l'immagine del Pokémon ve la metto in non in descrizione, scusate, proprio nel video. E insomma, analizziamolo insieme. Allora, ha questa faccia che sembra un pochino un Victini svampito. Poi ha come se fosse una sciarpa che finisce sul collo, ovviamente, con un papillon. Pure sull'orecchia c'è un fiocchettino, e questo per quanto riguarda gli accessori. Poi ha un corpo come tutti gli altri Eevee, normale, un animale, insomma, un cagnolino, un gatto, un quadrupede, insomma. Ed è di un colore che potrebbe far pensare o al tipo psico a cui ho fatto subito un pensiero, insomma. Però poi mi sono detto, ma ci sta già Espeon, quindi non è possibile. Potrebbe invece essere di tutti gli altri tipi che ancora non abbiamo visto. Drago, Buio, Drago, Spettro, Volante. Oppure anche lo stesso tipo normale, perché no? Infatti io mi sono fatto quest'idea, nel senso che potrebbe anche essere un Eevee, che un Eevee normale, senza utilizzare né pietre evolutive, senza farlo evolvere di giorno né di notte, senza insomma portarlo nelle zone in cui si evolve in Leafeon e Glaceon, potrebbe normalmente, avanzando con il livello, evolversi in questo Pokémon. E quindi potrebbe anche essere di tipo normale, perché dall'aspetto sembra l'unico tipo probabile, sembra essere proprio il tipo normale, perché tutti gli altri mi sembra un po' improbabile, perché di tipo drago non ha l'aspetto, di tipo volante non è che ha delle ali o qualcosa per cui possa insomma spiccare il volo, quindi mi sembra anche essa molto improbabile. E poi c'è la questione sempre del fatto che parteciperà come Eevee ad un cortometraggio associato al film. Questo, infatti, grazie proprio a questo cortometraggio che noi siamo venuti a conoscenza di questo nuovo Eevee. Infatti in questo cortometraggio lui sarà un po' il protagonista, questo nuovo Pokémon, insieme ovviamente a Eevee e a tutte le sue altre evoluzioni alternative. E questo per quanto riguarda il cortometraggio. Inoltre sempre questo Eevee avrà una parte nel film nuovo dei Pokémon, il 16° Extreme Speed Genesect. Cioè il Genesect estremamente veloce. E almeno è questo che noi conoscevamo come titolo fino a un poco fa. Adesso è stato aggiunto And Mewtwo's Awakening. E quindi noi adesso conosciamo che anche il nostro vecchio e caro Mewtwo del primo film prenderà parte a questo nuovo lungometraggio. Quello che i fan molti hanno detto è che magari potrebbe anche esserci uno scontro di quelli epici tra il Pokémon che ha creato il Team Rocket, cioè
Mewtwo e il Pokémon creato dal Team Plasma, ovvero Genesect. E questo per quanto riguarda il film. Ho voluto fare questa piccola parentesi perché almeno a me interessa, perché potrebbe rivelarsi qualcosa di davvero fenomenale, eccezionale, che magari risvegli un po' e si ritorni ai vecchi film, quelli stupendi e indimenticabili, come Mew contro Mewtwo, il secondo lungometraggio su Lugia, tutti i primi 5 film e anche qualcuno delle altre generazioni, insomma. Nella quinta ancora non abbiamo visto nessuno di così tanta bellezza, quindi magari ci sarà questo qui che ci sorprenderà un po' tutti, almeno io spero questo. E questo è praticamente tutto. Una news un po' breve che vi ho fatto, ho parlato anche un po' poco, però è tutto quello che conosciamo, ahimè, su questo Pokémon. Allora, vi devo dire che la rivista CoroCoro, questi ovviamente non, cioè sono degli scan della rivista, fatti da alcuni fan che hanno avuto questo numero in anticipo rispetto alla data d'uscita effettiva. Quindi magari se usciranno altri scan di altre pagine, magari verremo a conoscere altri Pokémon o altre cose, insomma, che per quanto riguarda questi giochi. E quindi magari farò un altro episodio di Nati con il Joystick per avvisarvi di tutto questo. E poi senza dimenticarci della puntata di Pokémon Smash che sarà fatta la domenica. E quindi la domenica se la domenica riveleranno cose importanti, dopo Happy Sunday nel pomeriggio ci sarà Nati con il Joystick, ovviamente. E poi per quanto riguarda sempre la prossima settimana, se ci saranno eventi importanti lo farò, perché è una settimana abbastanza complessa anche per quanto riguarda studio e lavoro, quindi mi dovrò impegnare abbastanza e non so quanto tempo avrò a disposizione per il canale. Comunque, chiusa parentesi, io vi saluto, vi lascio alla programmazione normale del nostro canale con Pokémon XD e tutto il resto. E vi do appuntamento a venerdì per la puntata consueta. Ciao a tutti!